A tutti amici sportivi e amici della Pallanuoto, buona serata, consueto appuntamento con Pallanuotando, ce ne sono ancora due prima di Natale e approfittiamo di un momento di sosta. Ha giocato la nazionale, quindi sosta nel campionato di A1, lunga sosta nel campionato di A2, motivo per il quale, in base a questo momento di tranquillità, vengono a trovarci i massimi rappresentanti del Rapallo Pallanuoto, Rapallo Nuoto o Pallanuoto, perché c'è una diversità e la vedremo. Enrico Antonucci, presidente. Buongiorno Enrico, buongiorno, grazie di essere con noi. Luca Antonucci, fratello, allenatore, e poi parleremo di questa gloriosa società. Grazie intanto di essere venuti. Cominciamo subito nel vedere che cosa è successo nell'ultima giornata di campionato con qualche sorpresa anche. Basta il primo quarto alla Prorecco per regolare l'acqua chiara, priva di Pino Porzio ad Atene insieme al suo difensore Robinson con il Canada. E affidata al valido Brancaccio, già secondo di Paolo De Crescenzo. Aprono Bodega e Ivovic, poi Krupic, chiudono infine Sukno e Mandic. L'acqua chiara cerca di reagire, ma Volarevic, al posto di Tempesti, dice no. Terzo parziale è micidiale per i Liguri, 7-1, finale 21-6 con 4 gol di Mandic. Dietro il Recco, il Brescia batte la Canottieri Napoli, entrambe le squadre reduci da sconfitte in Coppa. 14-5 il finale. Della caduta della Canottieri approfitta la BPM Sport Management che riguadagna il terzo posto. Lo fa ai danni del Savona alla Zanelli. Partenza a razzo della squadra di Angelini, 3-2 con 5 gol in 4 minuti. La BPM perde l'ex Savona Deserti per proteste, ma i biancorossi stanno 12 minuti senza segnare. Stessa sorte per il greco Gunas, la Rari ne risente maggiormente e da quel momento frana. 14-6 il finale. Ancora una sconfitta per il quinto con il minimo scarto a Siracusa. Siciliani avanti nella prima frazione 3-1. Non manca certo la reazione al quinto che pareggia 3-3 nel secondo quarto e si porta sul primo vantaggio con Jack Boero nel terzo tempo. 5-5 il totale alla fine dei tre tempi. Sul 6-6 dell'ultimo quarto, Casasola e Askientevic su tiro di rigore, doppio break dei biancoverdi con Siani e Camilleri. Mancano 4 minuti, ma il quinto si fa sentire solo con Boero, poi Patricelli chiude la saracinesca. Buono per i biancorossi che anche il Torino 81 abbia perso in casa con il Posillipo. Scoppiettante 9-9 fra Bogliasco, Pellegrini in porta per l'infortunio a Prian, e Pallanuoto Trieste, con i Giuliani in doppio vantaggio a mezza gara. Pareggio di Gavazzi e Fracas, vantaggio di Gandini e poi gol alterni. In chiusura Vavic con due gol in 20 secondi illude i locali, ma la squadra del presidente Summer pareggia con mezza roba, 16enne. La Lazio, priva di Leporale per squalifica, è in lutto per la scomparsa di Alessandro Bianchi. Allenatore delle giovanili del Campus Roma, ma ex giocatore biancoceleste, perde il derby con la Roma Visnova, guidata da quel Ciocchetti, ex di turno in panchina. Allora, Presidente, parliamo subito un po' di questa Rapallo che ha una distinzione giuridica fra nuoto e pallanuoto, nel senso che il presidente della Pallanuoto è Martini, della Pallanuoto sei tu. Perché questa diversificazione? Perché è molto semplice, sono completamente diversi gli obiettivi. La Rapallo Nuoto ha come obiettivo principale la gestione dell'impianto e la Rapallo Pallanuoto ha come obiettivo principale lo sviluppo della pallanuoto agonistica femminile. Bene, allora fra poco arriveremo anche alla squadra, ma ne possiamo già parlare subito. 7 partite, 4 punti, una sola, se mi permetti, vittoria finora con il Pescara Pallanuoto che è in ultimo posto e che è praticamente neopromossa. Significa un rallentamento rispetto all'anno scorso oppure no? Rallentamento no, perché abbiamo completamente rivoluzionato la squadra, ecco. Abbiamo 6 giocatrici nuove e all'inizio dovevamo lavorare su questo problema, che comunque un inserimento di 6 giocatrici nuove non è così semplice. Quindi abbiamo comunque rivoluzionato la squadra e quindi all'inizio abbiamo dovuto un po' pagare lo scotto di questo problema, anche perché faccio l'esempio, le due straniere sono arrivate una settimana prima dell'inizio del campionato, altre ragazze tipo la Silvia Vegno è rientrata la settimana prima anche lei, quindi diciamo che un po' era previsto. Il calendario, diciamo, non ci ha aiutato e sicuramente le ultime 3 partite rispecchiano un po' quello che era la nostra idea di squadra, infatti i 4 punti sono venuti fuori da queste ultime 3. Diciamo un momento di amalgama e poi aspetteremo la grande Pallanuoto. Allora, torniamo a Bordovasca, abbiamo seguito questa partita di Prorecco con Acqua Chiara dall'esito scontato, sentiamo un giocatore della Prorecco, Edoardo Di Sommo, un emergente sul futuro anche inteso in senso di Coppa, e un po' due giocatori dell'Acqua Chiara che fanno il punto sulla situazione di questa società napoletana.
No, sicuramente sono state due settimane pesanti, ma abbiamo affrontato tutte le partite, tutti gli allenamenti con la testa, abbiamo approcciato bene questa partita, che poteva avere degli imprevisti, ma invece l'abbiamo affrontata bene e sin dall'inizio siamo andati sopra, è andata bene la partita poi. Ecco, ti aspettavi in questi due mesi di avere un impatto del genere sul mondo Prorecco? Io personalmente mi sto allenando forte come tutti e sto cercando di dare il mio contributo alla squadra e spero di farcela, comunque non è facile stare in questo ambiente qua. Adesso arriva una partita difficile a Dubrovnik. Sì, sarà una partita difficile, sicuramente la stiamo preparando, già da questa settimana qua la stiamo preparando e sarà una partita difficile, lo Jug è una squadra fortissima. E sicuramente sarà una partita ostica, ma dobbiamo affrontarla nel modo giusto e abbiamo le carte e le regole per far bene. Sì, beh, intanto Napoli è una bellissima città, mi trovo bene, siamo un gruppo fantastico, tutti ragazzi giovani con qualche innesto di esperienza e piano piano cresceremo. A inizio anno si è parlato di salvezza e diciamo l'obiettivo è quello. Poi noi non ci poniamo limiti, siamo una squadra giovane che sta crescendo partita dopo partita e sicuramente faremo un buon campionato. Sì, allora, il nostro sarà un campionato di alti e bassi, siamo una squadra molto giovane, e stiamo migliorando, sicuramente faremo un buon anche il girone di ritorno se continuiamo, ovviamente se continuiamo la nostra crescita personale e di squadra. Il mio campionato sarà sicuramente un anno di sacrificio come quello di tutti e ricoprirò ovviamente uno dei ruoli, cioè sarò uno dei ragazzi di più di esperienza di questa squadra, anche se sono lo stesso giovane. Sono sempre a disposizione di tutta la squadra, cercherò di dare il meglio per ottenere l'obiettivo, che però è la salvezza. Un po' di rimpianto per la Liguria, ormai sono tempi decisamente passati. No, beh, rimpianto c'è sempre perché casa resta casa, però anche a Napoli si sta bene. Rimpianti non è la parola esatta, diciamo. Tutti e tre giocatori liguri che fanno grandi le squadre liguri, di somma ex Bogliasco, così come Lanzoni che ormai è a Napoli e Steardo, mezzo campionato nel Sori l'anno scorso. Presidente, parliamo un po' della vostra politica, nel senso che io mi permetto, lo faccio personalmente, non chiedo aiuto a voi, di considerare la vostra società come una delle più serie che ci sia. Lo abbiamo dedotto dalla politica, dalla presentazione bellissima, dal fatto che secondo me effettuate i passi in concomitanza con le possibilità economiche. Spiegatecelo un po', cosa volete fare? Ma la Rapallo Pallanuoto è nata per sviluppare la pallanuoto femminile Rapallo, dove c'era già una tradizione molto importante. Sì. Coppa Len e scudetto. Esatto. E diciamo che il mio arrivo è coinciso col primo scudetto del Rapallo, poi abbiamo fatto la Coppa Italia e poi comunque sempre tra le prime società italiane nella pallanuoto giovanile. Il nostro obiettivo è sicuramente far crescere le atlete giovanili, infatti quest'anno avevamo tutte e tre le squadre 17, 19 e under 15 presenti alla fase finale del campionato italiano e speriamo che succeda così anche quest'anno, anzi lo spero proprio e sono anche un po' sicuro, però non lo dico per scaramanzia. E poi facciamo della prima squadra lo sbocco naturale per queste atlete. Chiaramente per fare tutto ciò dobbiamo rispettare le regole del gioco, che sono molto impegnative perché la società è una società a tutti gli effetti che risponde a delle normative fiscali, amministrative e di federazione e quindi abbiamo scelto io e il vicepresidente Martini e il vicepresidente Tacchini di sposare la politica del fair play economico-amministrativo. Quindi noi teniamo fede a tutti gli impegni che sono dovuti e quindi a volte non possiamo far crescere la prima squadra come ci piacerebbe, ma dobbiamo aspettare i nostri atleti che arrivano da sotto, dal vivaio, dalla ormai famosa cantera come dicono a Barcellona, e per fare il nostro meglio. Questo è un po' il succo della... Mi sembra di capire se non ci sono troppe disponibilità, privilegiate la correttezza economica piuttosto che l'acquisto di un giocatore per il rinforzo della squadra. Non possiamo permettercelo. Va bene, è una politica giusta. Bene, abbiamo visto l'Acqua Chiara, scopriremo un po' ancora questa realtà che poi è praticamente la società più giovane della Serie A1. Abbiamo visto che esordiva con questo campionato Brancaccio in
panchina non c'era Pino Porzio, come detto, che era ad Atene con la sua nazionale, il Canada, fa questo doppio lavoro, ma noi riusciamo comunque a farvi sentire anche Pino Porzio, abbiamo sentito i due a stretto contatto. A livello personale come riuscirai a conciliare qua e Canada? È una scelta, a me avere più impegni, più responsabilità mi fa anche piacere. Il Canada è una realtà molto simile, un paese in evoluzione dal punto di vista pallanuotistico, c'è un programma nuovo proiettato verso Tokyo 2020, quindi con un gruppo nuovo di ragazzi anche lì giovani che bisogna formare, far crescere attraverso le varie competizioni, sperando di arrivare alla fine e di centrare poi i giochi. Assolutamente, una bellissima opportunità che ho oggi per guidare la squadra in questa partita, ovviamente non semplice. Ovviamente doppi impegni con Pino, diciamo, si era stato già un po' tutto programmato all'inizio dell'anno, con la consapevolezza che ci sarebbero stati questi appuntamenti da parte sua e niente, quindi già è tutto programmato dall'inizio dell'anno i suoi impegni. C'è stato un po' ridimensionamento da parte vostra a livello societario o no? Sicuramente, ma perché si è puntato anche molto sui giovani. Quest'anno abbiamo avuto rinforzato, ci sono quattro componenti delle giovanili d'Acqua Chiara, tra cui Tozzi, Ciardi, Cicatiello e altri ragazzi che pian piano si andranno ad aggregare, più altri giovani, quindi è cambiato un po' la politica rispetto agli altri anni, quindi di ringiovanire un po' la rosa, questo è stato l'obiettivo. Brancaccio che aveva già sostituito Paolo De Crescenzo. Luca, fra un attimo sono da te, però per affrontare il discorso futuro vi faccio rivedere una premiazione di una vostra ex atleta, Briala Bianconi, premiazione perché è un argento alle Olimpiadi recenti, la quale ricevendo il premio non si è dimenticata della rapallo nuoto, ne parla e devo dire anche bene, sentiamola. Beh, diciamo che sono state ovviamente emozioni fortissime, mai provate, e cosa dire, non riuscivo ancora a realizzare quello che avevamo fatto, che eravamo entrate nella storia della pallanuoto. Ovviamente c'era anche un po' di rammarico per la sconfitta, però ovviamente vedendo un sogno realizzarsi la gioia era immensa e quasi era più l'incredulità e lo stupore quasi. Tu oggi Olympiakos, argento olimpico, però una Coppa LEN con rapallo nuoto che oggi viene premiata. Una retrospettiva, ritornando alle tue origini. Sì, no, i ricordi dei tempi giocati appunto con rapallo sono sempre vivi in me. E devo ringraziare anche questa società perché mi ha aiutato a crescere come atleta fin da giovane. Siamo qui a festeggiare e sono piena di gioia anche oggi. Un'ultima battuta sull'esperienza greca, ecco, ormai non è il primo anno, hai la Giulia Emolo vicino, insomma come ti trovi? Mi trovo benissimo, la squadra e la società mi fanno sentire come se fossi a casa. E niente, quest'anno gli obiettivi sono sempre alti, cercheremo di migliorare il risultato del quarto posto in Coppa dell'anno scorso, quindi parto con tanta voglia di giocare e di migliorarmi sempre di più.